Ah, una buona giornata, una buona giornata. Allora, tutto bene con l'overlay? Con l'overlay ci siamo, dovrebbe essere tutto ok. Perché sono così estremamente bianco in faccia? Ah, ok, avevo le luci altissime. Ok, così va molto meglio, non sono più così bianco. Allora, ultima live, non mi ricordo che cosa abbiamo fatto. Obiettivo di oggi è superare l'epicità dei Pokémon di tipo Nanna. Che bello. Va bene, comunque, adesso io non vi leggerò più perché purtroppo durante queste live io non leggo la chat, la tengo nascosta proprio per evitare gli spoiler e tutto. Voi divertitevi tranquilli, dite quello che volete, tanto io non vi leggo. Vi avviserò quando leggo la chat e così evitate gli spoiler perché è una blind run, quindi io non leggo minimamente nessun consiglio. Mi dispiace se non gioco come i pro player, però è proprio il contro la serie automaticamente. Grazie ancora alla serie a due gambe, a Mikblast per la sub, e nessun altro ha fatto la sub. Il mio quit di Twitch è vicino. Allora, ultima live era l'episodio 3, parte 2. Abbiamo battuto una palestra e abbiamo chiuso la live con i che ho detto. Giuro che off camera vado a consegnare questo uccello. Solo che mi sono ricordato di questa cosa letteralmente 3 minuti prima di avviare la live. E di conseguenza sono partito, poi ho avviato la live e non ce l'ho fatta a consegnarlo, quindi lo faremo in questa live. Se non ricordo male, e probabilmente ricordo malissimo, ma tanto voi non potete confermarmelo in chat, dovevo andare qui. Non so perché ho il ricordo che devo andare nel percorso 31. Evidentemente sarà nel percorso 31 che devo consigliare, cioè che devo portare il mio Pokémon. Quindi dirigiamoci nel percorso 21. Come si usavano le scarpe da corsa? Ah no, le sto già usando. Ah, vero. Sono impostate automaticamente le scarpe da corsa. No, devo passare in mezzo alla grotta. Non mi ricordo a cosa servono le ghicocche. Non ho ricordi sul cosa servono le ghicocche. Zero. Bene, e la. Forse qua c'è la grotta. Cazzo. Non c'è un modo per skippare la grotta? Che palle, devo scappare da tutti i Pokémon della grotta. Porca puttana. E vabbè, vuol dire che dovrò combattere. Mamma mia, che incubo sta cazzo di grotta. L'abbiamo fatta nel secondo episodio e l'unica cosa che mi ricordo è che letteralmente c'è un Pokémon ogni due passi. Sparvi, non combattere, che ti devo riconsegnare al padrone, che se poi mi sgama che ti ho fatto combattere è finita. Già lo devo avvisare che. Aspetta, qua c'è Superboy. Già lo devo avvisare che ti ho fatto evolvere per sbaglio. Con loro ci ho già combattuto, perfetto. Benissimo, benissimo. Sentryu. Questo Pokémon non ce l'ho. Dovrei catturarlo, forse? Oddio. Dovrei catturarlo, forse? Forse dovrei catturarlo. Magari dopo vado a comprare la roba. Allora, dove cazzo siamo? Piano, piano, piano. Siamo ancora qua! Oh mio Dio, ma quanto è lunga la strada per arrivare in sto posto! Non si può tagliare in qualche modo. Madonna santa, ma non c'è tipo. Cos'è questa strada? Non mi dire che è l'autostrada. O il treno. No, se il treno che passa da qua. Dove cazzo era la città? Era Fiordopoli dove sono stato. Se c'è un treno. Ah, ma questo cos'è? Violapoli. Ma perché non passavo da qua sopra piuttosto che fare il giro lungo? Vabbè, troppo tardi ormai, purtroppo. Non c'è nulla da fare. Ma qua non so dove devo andare. Penso debba salire. Perfetto, e invece no. Allora, ragazzi, scusatemi se nella live di oggi. Wooper! Lui ce l'ho. Sarò un po' sottotono, però, come vi dicevo, è stata una giornata abbastanza faticosa al 360%. Quindi sarò un po' wounded. Ok, parlerò in questo modo tranquillo e mi godrò questa partita a Pokémon. Non mi ricordo dove devo andare, penso di qua. Sì, ce l'ho taglio. Ce l'ha Dino. Cazzo, ma io mi sono dimenticato che mo mi devo tenere Dino in squadra per sempre. Che tristezza, cazzo.
Siamo nel percorso. Siamo a Violapoli, quindi siamo arrivati nel percorso 31. È un piano di ghicocche. Zup, zup, zup. Ah, ma come faccio a usare la bicicletta? Scusi, signora? E io devo consegnare un Pokémon nel percorso 31. E qui. Mamma, io spaccaroccia. Me l'ho dimenticato, quindi oltre che i rami posso spaccare le rocce. Che ho trovato? Trovato revitalizzante tra le macerie. Non mi ricordo a cosa serve il revitalizzante, perfetto. Scusi, devo consegnare un Pokémon nel percorso 31. Qualcuno sa dove cazzo devo andare? Eh no, devo andare in basso. Perché mi sta facendo andare in alto? No, Torre Sprout, no, Torre Sprout, no, 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 qua, no, qua, no, qua, no, non devo andare qua. Dove cazzo devo andare per il percorso 31? Devo andare a destra, maybe. Ah, eccolo qua, perfetto. Sarà qui la signora? Non sarà qui la signora o il signore? Non mi ricordo a chi devo consegnare sta cosa. Pokémon 31. Todo un buon Pokémon, voglio allenarlo per sfidare Valerio. Chi se ne fotte? A chi devo dare sto Pokémon? Non mi ricordo a chi devo dare questo Pokémon. E mo devo pure combattere. Raga, c'è un menu delle missioni che così posso vedere a chi cazzo devo dare sto uccello di merda. Fab, piglia mosca. Ha pure un sacco di Pokémon, però sono tutti scarsissimi. Ciao Caterpie. Vabbè. E cambiamo Pokémon, ma non so perché sto cambiando Pokémon. Mettiamo Martina, volevo provare Martina, che l'abbiamo trovata nell'ultimo episodio, che si chiamava, non mi ricordo, però va bene Martina, che era il Pokémon albero. Sono sempre Caterpie. Colpo basso, sassata, mimica. Minchia, colpo basso è letale. Non è molto efficace, perfetto, il gioco mi ha... Il gioco ha automaticamente punito la cosa che ho detto. Weedle, continua a lottare. Ah, cosa deve fare Martina? Colpo basso. Proviamo colpo basso. Non serve. Come fa un tipo erba del livello 20 a perdere contro un Weedle di livello 3. Perfetto. Continua a lottare. Lotta e proviamo sassata. Non so che cosa serva sassata. Ah, sassata è quello per rompere le rocce in giro. Beh, però sassata quantomeno funziona. Ora, proviamo a capire a chi devo dare sto Pokémon. Perché quando mi ha dato la missione, io mi ricordo che era una lettera che mi era stata data in un centro Pokémon. No, non ti darò il mio numero, mi dispiace. Era una signora che mi aveva detto... Sì, usiamo taglio. Una signora che mi aveva... O un signore, mo non mi ricordo nulla, madonna. Non mi ricordo assolutamente niente. No, questo è il percorso 30. No, 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 ho sbagliato percorso. E mo non so dove devo... Vabbè, parlo con tutti gli NPC della zona, no? Allora, ha detto che nel percorso 31, che il percorso 31 è questo. È lui? È lui! È lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui, è quello della lettera, madonna. Come facevo a capire fosse lui? Porge il messaggio. Grazie per la lettera, è stato divertente vivere avventure con te. L'unica cosa che non mi è andata a genio erano quegli Zubat. Dice così: l'altra volta sono andato con amici a esplorare la grotta scura. Devi sapere che in realtà da quella grotta si accede ad altre strade. A proposito, devo ringraziarti, visto che sei così gentile.
Hai ottenuto MT44 e quindi ora ho perso il Pokémon che ti ho fatto evolvere. Riposo, buonanotte ai sognatori. Ottima mossa per riposarsi e riprendere le energie. Quindi ora non ho più il mio Pokémon. Scusami, no, non è borsa. Pokémon. Non ho più il mio Pokémon. Non ho più il mio fottuto Pokémon. Va bene. E adesso però sfruttiamo il fast. Il movimento veloce, ok? Sfruttiamo il movimento veloce perché. Cioè, non so se c'è il movimento veloce, quantomeno. Il passare da sopra. Non so perché l'ho definito un movimento veloce. E fatemi mettere Martina come primo Pokémon. Martina, perfetto. Poi mi serve... Ah, io ho lasciato pure un Pokémon nella pensione. Porca miseria. Allora. Ora, per andare verso... Forse di qua, maybe. Sonio. Che vuole Sonio a quest'ora? Qui Sonio è ancora in piedi. Il mio Tangela è sempre più forte. Proprio ieri mi è sfuggito un ottimo Stuntler selvatico. Ho fatto un errore di calcolo. Dopo. Ma che cazzo... Come farti perdere tempo con questi dialoghi inutili? Anche le piante sono vive. Mi sa che è normale che vogliono fare un po' di moto ogni tanto. Che cazzo. Ora. Lo strano albero è svanito così dal nulla. Era un Pokémon così finalmente si può andare ad Amarantopoli. Infatti se pensi che è nord al punto in cui c'è lo strano albero arrivi in quella città. Magnifico. Al suo interno c'è la temibile mossa spaccaroccia. Se la medaglia della palestra di Violapoli potrei usare questa mossa anche per i tuoi infrantumili rocce. Bla 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 bla. Scegli con attenzione a chi insegnarla. Allora, qua ci sono le rovine d'Alfa. Piano, fammi vedere dove siamo. Luogo in cui si può riscoprire un antico legame. E poi torniamo al parco nazionale. Conduce all'arena Pokéathlon. Ah, vero, che l'ultima volta ci eravamo lasciati che dovevamo fare sto cazzo di Pokéathlon di merda. Che cazzo. Hai notato quello strano albero sulla strada? Forse sarà per quello che le rovine d'Alfa hanno pochi visitatori. Ce l'ho letteralmente dietro di me, quello strano albero. Che cos'è? Si può frantumare, puoi usare spaccaroccia? Sì, si chiama spaccaroccia. Ma devi fare l'animazione tutta la volta. Ma perché l'ha fatta Valerio? Si è buggato? Ce l'ha Martina la spaccaroccia. Vabbè. C'era un Pokémon dentro, va bene. Geodude, lo catturiamo? Non lo so, non so se voglio catturarlo. Pugno. Niente, perfetto, l'ho devastato. Intanto grazie per la sub a nessuno. Sto continuando a fare questa cosa in live perché sono abituato che mi giro a sinistra e c'è una sub. Invece oggi no, quindi sto continuamente facendo questa cosa. Ok, qua non ci sono Pokémon. Come non detto. Ciao Geodude. Vai Martina. Allora, lotta. Sassata. Perché mo non l'ho ammazzato? Ah, perché sta al 14, ecco perché. Lucidatura. Ma io provo a catturarlo, sai. Colpo basso. Fangata non mi ricordo quanto cazzo di male fa. La potenza... Ah, non fa nulla, perfetto. Fa semplicemente che ti abbassa. Ma sai che c'è? Catturiamolo. A questo punto. Entra Strunzen, catturato l'amico nuovo. Abbiamo un nuovo amico. Si chiama il Geodude. Mi fa troppo ridere. Poi magari si chiama Geodude, tipo. E Dude lo sto leggendo solo io perché è in inglese. Roccia terra, possono passare... Ah, aspetta, cosa? Roccia terra. Cioè c'è la differenza tra i Pokémon roccia e i Pokémon terra. E io come faccio a capire... Qual è terra e qual è roccia? Se è letteralmente la stessa... Va bene. Vuoi dare un nome? Certo che gli diamo un nome. Si chiamerà Franco. Franco è proprio il nome ideale per lui. Franco.
Franco. Grande Franco. Allora, qua non so cosa devo fare. Sono rovine antiche, immagino non devo fare nulla. Non mi fa andare di qua. Che cos'è sto posto, ragazzi? E come faccio a raggiungere questa parte? Che paura! Scusi? Guarda un po' i casi della vita. Piacere, sono Foto, il fotografo. Non ho mai visto qualcuno di più fotogenico di te. No, ti ho già visto da qualche parte. Non c'è bisogno di fare la foto insieme. Oh mio Dio. Rovine d'Alfa. Ti do il benvenuto nella sala delle rovine. Qui si trovano delle riproduzioni di antiche lastre che raffigurano Pokémon. Se sfiori i frammenti delle lastre, queste ruotano. Puoi spostarle mentre le trattieni, se solo si riuscisse a rimettere nella loro posizione originale. Pokémon che vive sul fondo del mare, ha gli occhi sul dorso e si guarda intorno. E cosa devo fare, scusatemi? Ma poi è un pene quello in basso. E cosa devo fare per giocare a questo minigioco? Non mi fa cliccare nulla. Sto cliccando tutti i tasti, non funziona nulla. No, ho fatto uno screenshot. Non funziona nessuna roba. Giuro che sto cliccando tutti i tasti. Devo usare il cursore, evidentemente. Come faccio a... Mio Dio, devo usare il cursore. Allora, piano. Allora, questo va qua. Questo va qua. Questo non so dove vada, penso vada qua. E questo va qua. No, c'è qualcosa che non va. Forse questo va qua, no? Scherzavo, questo non va qua. No. Mi sto confondendo, piano. Facciamo le cose con calma e ci riusciamo. Ce l'ho fatta. Perfetto. Cosa ho combinato? Madonna, ma mi devo mettere a toccare le robe nei musei? Sono pure caduto sottoterra. Chi è? Se sei ruzzolato da lassù vuol dire che portentoso hai risolto l'enigma delle lastre. Che meraviglia. Ha di certo un talento per l'archeologia. Desidero perciò regalarti questo quaderno. Gli Unknown che catturerai vi saranno annotati automaticamente. Non c'è niente di più pratico. Poldo ottiene Unknown Block. Unknown Block. Che cos'è questo posto? Ciao Ginghi, grazie del secondo mese, grazie a Gigia Ciccia per il secondo mese. Hello, di solito quando faccio la sub sono tutti straniti dal mio nickname. No, io no. Si avverte una strana presenza. Che vuol dire? Che cosa sono queste cose? La riproduzione di un Pokémon antico. Mi sto cagando addosso, ma i bambini non si cagavano addosso vedendo queste cose. Qua cosa c'è? Scusatemi. Oh madonna! Unknown 5. Cioè livello 5. Ma devo ammazzarli? No, aspetta. Fammi mettere Dino. Fammi mettere Dino. Che cazzo di Pokémon è questo? È stranissimo. Ma poi non ha nemmeno un sesso come Pokémon. Catturiamolo. Paralizza, taglio, premo taglio. Madonna, l'ho one-shottato, non sono riuscito a catturarle. Va bene. E cambiamo Pokémon così se ne rincontriamo altri possiamo combatterli senza ucciderli. Mi sa che mi metto Franco come primo, così non li ammazzo. E gli diamo una bella pozione, così sta meglio.
Pozione, vai. Usa pozione. Franco. Let's go, Franco. Shut the fuck up, Franco. Oddio, guarda che stupido. È pieno. È lo stesso di prima, ma è diverso. Lo ammazzo? Scopriamolo. Sì, ma li one shot. Cioè, ma come faccio a a togliere di la... ma semplicemente gli butto una pokeball e basta. Tanto non sto vedendo che attacchi hanno. E mi stanno colpendo. Mi stanno trovando subito. Questo è un altro diverso. Questo pare un uncino. Borsa. Proviamo a lanciargli una pokeball, che ne so. Ho solo due pokeball. Niente, mi sa che dovremmo rimandare questa cosa. L'ho catturato, ok, non devo combatterli. Hanon è stato catturato. Ma mo viene mandato al PC, non ce l'ho qua. Non sono stati inseriti nel Pokédex, perfetto. La loro forma è simile a geroglifici su antiche tavole. Si pensa che non sia una coincidenza. È un Pokémon Psycho. Vedere un soprannome ad Hanon. Sì, lo chiameremo... lo chiameremo... Ludovica. Ludovico, anzi. Ludovico. Perché gender flu... Anzi, Ludo... Ludovic. Ci sono i simboli? No, vabbè, facciamo così. Così è l'asterisco. Perché non ha un sesso, quindi giusto così. Quindi si può combattere. Let's go. Let's go. Voglio andare in quella cazzo di scala. Madonna. Ok, sono tutti diversi tra di loro. Ma vabbè, non lo ricatturo, non ha senso. E non ha nemmeno senso farli combattere, cioè non ha... Porca troia, voglio andare alla scala. Che cos'è un'antenna parabolica? Fuga. Chi è che mi spamma su Instagram? Perfetto. Andiamo alla scala. Scusa, perché prima non c'erano e ora sì? Uno specchio. Però hanno l'occhio sempre, boh. Fuga. Pericolo sciampato. Non è possibile. Non è possibile, sono troppi. Di nuovo questo. Questo l'ho già trovato. Fuga! Mi sto perdendo la missione principale. Io volevo pure andare dal Teatlon, là, al Pokéatlon. Dai! Vaffanculo, basta! Che palle! Che qua dove si va? Sono uscito, godo. Godo, ci torneremo più avanti, evidentemente. C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Ma mi fa uscire di là, però. No, aspetta, mi ha fatto uscire a destra. Ah, no, no, mi ha fatto uscire di qua. Ok, perfetto. Cosa c'è? Scusi? I Pokémon che ha catturato somigliano molto ai disegni sul muro. Se questo è davvero il caso, allora nelle rovine se ne devono trovare diversi. Catturato Hanon straordinario, che secondo me sono improvvisamente comparsi degli Hanon. È un pezzo di lore. Nel nostro laboratorio abbiamo il fiorfiore degli studiosi, anche se io personalmente non faccio nulla. Le ricerche avanzano alla grande. Se vuoi sapere qualcosa in particolare, chiedi a loro, ti sapranno rispondere. Questo cos'è? Rovine d'Alfa, esplorazione anno 10. Allora, io credo che questa sia una cosa del cartone che io non... cioè, sto ignorando totalmente a causa del fatto che non ho memoria, purtroppo, del cartone animato. E non so come si va qui, ad esempio. Immagino che si faccia tramite le rovine d'Alfa. Mi secco. Non lo farò questa volta.
Voi chi siete? Salve, se stai studiando la rovina, la scienza ha bisogno di gente come te. No, sono capitato a caso e ho risolto un enigma che non sta ricevendo nessuno. Sono pannelli di pietra con strani disegni, si possono spostare, chissà cosa significano. Rovine d'Alfa, luogo turistico da vedere e toccare, proprio i pannelli mobili di pietra. Ma non dovrei toccare tipo le opere d'arte. Percorso 32, e mi sa che ho sbagliato uscita. Pokégear. No, è giusto invece. Rovine d'Alfa. Ah no, dovevo andare sopra invece, sono stupido. Ops. È un po' creepy come ambientazione. È abbastanza creepy come ambientazione, ammetto. Allora, di qua mi hanno detto che se vado di qua non c'è più l'albero, quindi posso andare alle rovine tranquillamente. Cioè, alle rovine posso andare là, all'atletica. Che cazzo era? Era di qua, tipo? No, l'atletica era là, me lo ricordo. Lui già battuto, sì. Polizia già battuta, dovrebbe essere qua. Salve. La gara piglia mosche si svolge in martedì. Ah, ecco, giusto. Eravamo arrivati qua. Allora, Parco Nazionale. Buonasera. Con chi devo partare? Con chi devo parlare per la gara? Non ho capito, mi sono perso. Wow, hai un micio. Persian. Letteralmente un micio. Attenzione, scusa, devo smettere di comportarmi sempre da insegnante. Sei un allenatore di Pokémon. Visto che stai lavorando sodo, ti voglio dare questo. Ho ottenuto Rapida Artigli. Ma perché mi regalano cose a caso? Va bene. E sarà più facile attaccare per primo. Passeggio spesso nel parco, ma domani nell'erba. Gli allenatori non fanno che lottare. Sono andato troppo dritto, quindi... Il mio Pokémon è adorabile, mi riempie d'orgoglio, sai. Fammi vantare un po', mi piace tanto. Questi dialoghi per iniziare. Cos'è? Un ananas. Parte Flora. Ma cos'hai in mano? Snubbull. No, l'avevamo già incontrato. Snubbull. Devo combattere per forza. Ma è molto più forte di me lui. È molto più forte di me. Non gli farò mai tutto quest'anno. Grazie a Feder per il 12° mese. Hello. Ciao carissimo, benvenuto. Grazie della resub. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Proviamo pistola acqua. Non so che tipo è quello là. È un tipo carino. Un tipo timido. Morso. Non fa nulla, fa tanto invece. Pistola acqua. Beh, comunque a livello 16. Grazie. Ah, vero che c'ha la concincella, come cazzo si chiama. È venuta una meglio su Flora. Forse ti batti in orgoglio, ma non nella lotta. $1024. Wow. Su, scambiamoci i numeri di telefono. No, assolutamente no, perché mi spammi poi. Scusatemi, ma dove cazzo è là il triathlon là? Il minchia di Pokéathlon. Ma non è qua, mi sa. Io mi sa che questo è un altro posto. Ah, questo era il parco. È il parco nazionale. Forse ho sbagliato porta. Allora, di qua sappiamo che c'è il parco nazionale, quantomeno. Ah, io mi ricordo di essere entrato qua. Mi sa che era qua che ho incontrato il tipo. Ah, Arena Pokéathlon. Ok, perfetto, non era di là. O probabilmente c'era un'entrata anche di là. Scusi, guarda un po' i casi della vita. Piacere, sono fotografo. Mamma mia, facciamoci sta foto ricordo. Mamma mia, così foto non scassa il cazzo. Ma che bellini. Valerio c'ha la faccia da stupido. Franco ancora meglio. Potrei vedere la foto dal PC. Scusi?
Oddish, no, non volevo parlare con Dino. Ci sono molte gare in cui i Pokémon corrono, saltano, a quale partecipare? Mi secco. Comunque, wow, che figata. Il modellino 3D. Oddio, è vero che era sta cosa folle. Ci sono ben 10 tipi di competizioni. Che Pokémon scegliere? Devo partecipare per forza? Salve! Chi è? Chiara! Oh, sei tu, Poldo. Non dirmi che sei anche tu per il Pokédron. Appena ho saputo che si poteva partecipare vicino a Fiordopoli, mi sono precipitata qui. Beh. Oh? Non mi dire che vuoi partecipare così al Pokédron. Devi prepararti come si deve. Che taglia porti? Mi sa più una M. Ecco fatto. Una tuta perfetta della tua misura. Vuoi fare una bella figura al Pokédron, no? Aspetta un secondo. Cosa sta andando a prendere? Poldo riceve tuta. Ah, è andato a prendere la tuta, effettivamente. Ecco, non ti manca più niente. Ecco, nemmeno a te. Ops, ma ho dimenticato i Pokémon. Ci vediamo, ciao ciao. Si è dimenticata i Pokémon a casa. Ma porca troia. Ti do il benvenuto al Pokédron. Vuoi scrivere i tuoi Pokémon? E partecipiamo, boh. A quale gruppo di prove vuoi iscriverti? Prove di velocità, prove di forza, prove di resistenza, prove di abilità, prove di agilità. Che noia! Prova di velocità, faccio. Confermi, sì. Prego, da questa parte. Poi si mette la tuta. Perfetto, è un po' strana come tuta. Le gare inizieranno subito. Il colore della tua squadra è il rosso. In bocca al lupo. Grazie. Ma è letteralmente un cesso. Sembra un cesso. Prove di velocità. Ok, queste sono la mia squadra. Sono uscito. Per sbaglio. No, ho cliccato fuori per sbaglio. Ti do il benvenuto al Pokédron. Sì, niente, ho fatto esci per sbaglio. Prove di velocità. Da questa parte. Poi si mette la tuta cesso. Le gare inizieranno subito. Il colore della tua squadra è rosso. In bocca al lupo. Ok. Non sembra davvero un cesso. Franco, Giorgio, Dino, Valerio, Nunzio, Martina. Ah, velocità. Prendiamo Giorgio. Prendiamo Giorgio, Dino. È quello più veloce, è Valerio, mi sa. No, Geodude. Ti vanno bene questi tre? Sì. Eccoci in piena avventura Pokédron. Oggi prove di velocità. A chi andrà la sfolgorante vittoria? Vi presento gli atleti. Nati per accumulare punti. Giorgio, Dino e Franco di Poldo. Chi può stare di dietro? Lo chiamano il Tornado. Ponita, Doduo e Growlithe di Vitale. Non è certo venuto a smacchiare il... I giaguari, cosa? Lo sport è una cosa seria. Hoppy, Poddish e Bellsprout di Anne. Corri, vola, fila come il vento. Anch'io un giorno, chissà, magari. PG, Spiro e Nato di Maurice. Posizione pronti, allora demi inizia le strabilianti avventure chiamati Pokéathlon. Ma io sono davvero un cesso. Prince ha modificato la skin. Hai messo un cesso. Mi hai messo un cesso al posto della skin tuta. Credo che quello sia davvero un cesso e non la mia impressione. Allora, correte fino al traguardo. Però mi serve il... Ah, devo fare così. Regole, dettagli. Corso ostacoli è una corsa contro il tempo. Bisogna superare gli ostacoli saltando e arrivando al traguardo per primi. Il punteggio è calcolato sommando i punti dei tre Pokémon. Comandi. Tocca il Pokémon per fargli saltare gli ostacoli. Va bene. Start. Devo cliccare il Pokémon e basta. Ah, tutti e tre. Oh mio Dio. Oh mio Dio, devo semplicemente fare così, quindi. Ho sbagliato. Madonna, ma è impossibile, ragazzi. Ma poi lo manco pure. Ma ragazzi, ma è troppo difficile! Ma che cazzo, ma come faccio? Ma poi scompaiono, no, ragazzi, è terrificante come cosa. Ma perché si sposta? Finito nuovo record. Come faccio a giocare a sto gioco? Si spostano i cosini... E devo spostare il cursore e cliccare. Madonna santissima. Difficilissimo. Mira la vittoria e tira fuori tutta l'energia che ha nelle prossime prove.
Bandierina. Correte e riportate le bandierine. Che devo fare? Bandierina è una gara in cui tra poco devo riportare bandierine a turno. Possono portare fino a 9 bandierine ciascuno. Devi spintonare l'avversario da dietro per rubargli la bandierina. Vediamo i comandi. Comandi. Ah, devo trascinare, tipo. Oh, cosa devo fare? Ma cosa devo fare? Ah, devo strofinare così. Ok, molto semplice. No, non sto riuscendo a fare nulla. Madonna santissima. A parte che... cosa devo fare? Dove sono? Molto belli questi giochi. Perfetto. Non so quante bandierine ho preso, però va bene. Per nulla confusionario come gioco, tra l'altro. Overstimulating iPad Kids Stumble Guys. Oddio, è vero, è Stumble Guys. Ok. Non so dove sono. Sono arrivato primo, tipo. Credo, 14esimo. Fiato sospeso per il risultato della seconda prova. Non ho preso nulla, tipo. Sono arrivato quarto, ho preso 14 bandierine. Madonna, che gioco di merda. Squadra, primo posto, complimenti. Ecco i punti per la tua prova. Dai il tuo meglio, metticela tutta senza rimpianti. Facciamo un altro minigioco. Dai tanti colpetti ai due Pokémon per avere più sprint. Fagli fare i turni. Non ho capito questa cosa. Non funziona. Ah, devo scrollare con il pad. Non va. Sì, madonna, ma devo fare uno scroll allucinante. Però se... allora... Non è reattivo nei comandi, semplicemente. Devo fare uno scroll che non esce dallo schermo del... che non esca dallo schermo dell'emulatore, perché sennò lo annulla. Però se rimango nello schermo... non mi fa fare lo sprint. Sì, credo che da emulatore questi giochini non siano fattibili. Va bene, ok. Dai, Cristo... Madonna, è fastidiosissima questa cosa che non reagisce. Perfetto, bravissimo, bravissimo Dino. Ah, vai avanti, rincoglionito. Bravo. Bravo, mi sta venendo un'ernia. Non posso tipo cliccare i tasti o farlo andare in automatico. Posso cheatare o l'autopilot, queste cose. Oh, perfetto. Toglio da qua. Terza e ultima prova. C'è tensione nell'aria. Molto bello. Sono un cesso. Ecco i punti per la tua prova. Ecco il risultato finale. Sotovin ci dice: ecco i risultati. Ma prima, in omaggio allo spirito, ecco i bonus distribuiti. Grazie mille per i punti. Boh, comunque non sta andando male. Non sono comunque ultimo. Niente da fare per stavolta. Ora il premio re dei puffi. Cosa? Ho letto male? Non sono arrivato ultimo nonostante tutto. Ah no, questi sono i punti delle prove. Sono arrivato ultimo, perfetto. Sì, sono arrivato ultimo. Grazie ad aiutante VGF per il terzo mese.
E ciao Poto, come stai? Ora ti rompo i coglioni per questo discorso. Grazie per tutto il lavoro che hai fatto su YouTube, in cui dalle puppe a parlare delle balene all'IKEA. Ti ho conosciuta grazie ai noob e ho smesso di seguirti ogni giorno. Grazie di cuore, man. Grazie di cuore. Senza scriverti fanne un altro. Madonna, che storia. Congratulazioni ad Anne. E grazie a Prince per i 100 bit. Poldo, sei uno skibby di toilet, skibby di Poldo. Io immaginavo una reazione migliore, ho speso un fracco e altri per questa skin. Ma bro, ma non l'ho capito, non ti giuro, non l'avevo... Ho visto la roba e ho detto vabbè, la tuta si sarà buggata come al solito. Poi ho capito che è un cesso. Molto bella questa Pokletron. Grazie per aver partecipato. 220 punti. È stato molto divertente. Ci vediamo alla prossima. Saremo qui ad aspettarti. Certamente tornerò sicuramente a fare altri divertentissimi minigame al Pokéathlon, dove coi Pokémon ci si diverte. Ma andiamo avanti con la storia. Devo curarli. Mi sa che Geodude sta tipo morendo. Allora, piano piano, fatemi andare nella prossima città. Ora, la prossima città è Amarantopoli, città che tramonta a nobiltà di una lunga storia. Che ore sono? Sono le 9:20. Ok, perfetto, non ho ritardato nemmeno troppo. Come ci vado? Devo passare di qua. Devo passare dal parco, perfetto. Pokémon Parco Nazionale. Però io qua vorrei catturare dei Pokémon. Non c'è un Poké Center, quindi... Va bene, andiamo nell'erba alta, magari c'è qualche Pokémon. No, niente. Devo combattere con gli allenatori. Carina, pupa. No, Dino, anche tu hai Dino. Io ho Franco, mi dispiace. Dovremmo farli combattere ad armi pari. Madonna, che mal di testa mi sta venendo con le cuffie. Tolgo un po' le cuffie. Pam, 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 pam. Franco, cosa deve fare Franco? Deve cantare Huggy's Love. Ecco cosa deve fare. Come acido, ma che madonna, ma che mossa tremenda. No, non è molto efficace a quanto pare. Faceva solo paura dall'esterno. Suga Oddish. Cubone. Continua a lottare. No, oddio, mi ammazza Geodude. Vabbè, dai. Mo lo usiamo. Cubone. Non è un cubone. Cubone. È una creatura. Sassata. Continua a usare sassata continuamente. Mi uccide? No, non è molto efficace. Perfetto. Lui è figo, non lo posso catturare? No, fatemi cambiare Pokémon innanzitutto, che lo devo ammazzare. Proveremo con Valerio. Vai, Valerio, entra in gioco. Pistola acqua, pantano bomba, spaccaroccia. Facciamo spaccaroccia. No, nemmeno spaccaroccia è forte. Concezione di Valerio ristabilisce, ok, fuoco e energia. Buona. Cubone nemico si carica. Pantano bomba, proviamo schianto, boh. Non so che tipo è sto cubone, quindi. Madonna che mal di gola. Concezione di Valerio ristabilisce a parte i PS. Cubone nemico usa botte in testa. Non ho ancora capito che tipo è sto Pokémon. Sarà un tipo... fantasma? No, però fantasma no, cioè solo perché ha il cubo. C'è il cubo, il teschio. Sarà un Pokémon, non lo so, sarà fossile, può essere? Pokémon di tipo fossile. Magnitudo! Certo che voglio che ne dimentichi una. Roccio al scudo, fangata che fa cacare, dimentica. Vai. Uno, due, tre, puff. Magnitudo. Zup, 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 zup. Hai avuto la meglio su Carina, pupa. Vince 272 sterline. Ne manda un po' alla mamma. Perfetto. Mi sa che ti sono antipatico. Forza, allora dammi il tuo numero di telefono. No. No, perché poi mi rompete il cazzo. Mi cagate la minchia chiedendomi il numero di telefono. No. No. Ce l'ho già lui. Oddio, Nicola, l'ho lasciato alla pensione. Oh mio Dio, chissà che cazzo di fine ha fatto Nicola. Porca puttana. Non sono riuscito a scappare. Ma come non si scappa?
Fatemi usare Nunzio, va, che così poi cambio Pokémon. Vai, Nunzio! Nunzio non ce l'ha fatta. E lotta, gelo denti, morso, flagello, gelo denti. Vai, facciamo gelo denti. Minchia! Gelo denti fortino. Beh, però Nunzio è troppo forte. Pa-pa-pam, pa-pa-pam. Fatemi mettere come primo Pokémon. Ah no, voglio fare expare Martina. Martina, vai. Grande Martina, grande Martina. Niente, non lo fa. Ancora Nicola. Nicola, basta. Adesso Martina ti romperà il culo con Mimica. Ma fallisce, perfetto. Non mi fa usare Preveggenza. Se non usa una lente di ingrandimento. Ma è un Pokémon, come fa a usare una lente? Lotta. Colpo basso, vai. You'll be dead. Non è molto efficace. Beh, effettivamente non gli è andata molto bene. Proviamo Mimica. Martina impara beccata. Mimica è una mossa che copia una mossa dell'avversario. Madonna santa, ma non ha senso. Cioè, perché, scusami, se uso una mossa contro un avversario, non è stupida come roba? Cioè, un avversario non dovrebbe essere non debole alle sue stesse mosse. Tra l'altro è pieno sempre dello stesso Pokémon, faccio così. Scampato pericolo, perfetto, a sto giro mi fa scappare. Signora, lei è un nemico? Io, anche se non si direbbe, agito il Pokéwalker con tutto il corpo, tanto è quando cammino c'è un continuo click-click. Perfetto, signora, grazie dell'informazione. Lui sta giocando. Tossong Grass. Come raggiungo questa parte qua? Secondo me c'è un modo per raggiungerla. Qua, guarda. Guarda. Zup, 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 zup. Che c'è dentro? Calmanella. Cos'è Calmanella? Borsa. Ah, cazzo, è un affiatoio. Mi serve, o non mi serve? Ah, vero, la bicicletta. Me l'ero scordata. Ecco perché non andavo così veloce. Dopo la usiamo. Strumento da far tenere a un Pokémon. Campanella dal suono rassicurante che calma chi la usa rendendola amichevole. Boh, diamola a Martina. Non so cosa cazzo serva la Calmanella, però boh. Sbigging. Tra l'altro mi fa troppo ridere Martina, perché quando cammina c'ha le braccia in alto, è stupidissimo. Sprite, fatte malissimo. Vai, si entra. La gara piglia mosche e si svolge. Basta con sta gara di merda, non me ne fotte nulla, andiamo. Dovrei essere a Violapoli. Scopriamo, no, Violapoli, Amarantopoli. No. Sono entrato nel parco senza motivo. A quanto pare non ha... Salve! Ora provo a indovinare cosa stai pensando. Senza motivo. Si chiama Ascanio questo. Wow! Abra! Abra. Abracadabra. Copiamogli la mossa. Abra usa Flash. Precisione di Martina cala. Gli ha copiato letteralmente una mossa inutile. Colpo basso. Mi sta continuando a usare sta roba e io perdo precisione. Ma fallisco, perfetto. Ma non è possibile, ma letteralmente. Perfetto. Però mi ha abbassato la precisione di un botto. Mi sta continuando.
Madonna. Senti, ora te lo uso io. Mo mi fallisce pure la mossa che gli ho copiato. Ecco. Mi sta fotografando. Voglio che muori istantaneamente. Pokémon di merda. Fammi entrare qualcuno di buono. Annunzio. Cos'era teletrasporto? Fammi usare gelo denti. Se ne vada a fare in culo. Morto. Ora ne ha un altro come minimo che devo one shottare. Sì, che sarà Kadabra. Ma l'avevo previsto. Abracadabra. No, non ci credo. È l'evoluzione di Abracadabra. Che stronzata, mamma mia, che minchiata. Ma porca puttana, l'evoluzione. Ma vaffanculo. Ha un cucchiaio in mano, perché? Minchia, però che figata come mossa. Abracadabra. Abracadabra, che scemenza. Beh, figo, questa aveva tutta la famiglia Kadabra. E quindi il terzo chi sarà, mo? Scopriamolo. Sarà Abra, perfetto. Kadabra si evolve in Abra, quindi torna indietro. Manda in campo Abra. Li devo ammazzare con gelo denti, tipo, subito. In questo modo non può usarmi flash e uccidermi letteralmente la precisione. Mo devo andare a quel cazzo di Pokémon Center, perché la precisione di Martina è annientata. Buonasera, buonasera. Dovevo andare di qua prima, giusto? Sì, dovevo andare di qua. Di qua mi fa passare, sì, di qua mi fa passare. Dovremmo esserci. Percorso 37. No. Ota, in guardia, Nari, ecco la mia squadra di Pokémon. Il prossimo allenatore che incontro può chiedermi tipo: ciao, conosci NordVPN? No, devo mandare Marill e Marip. Ah, oddio, può essere che sono uno l'evoluzione dell'altro? Marill, Marip. E allora Pikachu non c'entra un cazzo con quel Pokémon. Magnifico. E usiamo colpo basso su Marill e leccata su Mary. Paralizzato, perfetto. Non gli stiamo facendo niente. Magnifico, magnifico, magnifico. Tuononda. Che è successo a Giorgio? No, ma come Giorgio è stato paralizzato? Valerio. Ma poi perché non mi ha usato subito Valerio? Ah no, perché Martina è giusto. Vai Giorgio, vattene a fanculo, vattene. Pistola acqua. Oh, Valerio si è ripreso la vita, cosa? Vai, e sono di tipo elettro, quindi acqua dovrebbe andare forte. Spariamo a Marip che è paralizzato e usiamo gelo denti su Marill. Non è molto efficace. Ora, se l'acqua non funziona contro l'elettricità... No, funziona invece. Ah, perché quello è ghiaccio, quindi ghiaccio non va bene sull'elettricità, ma è una stupidaggine. E che non mi posso mettere nemmeno a cercare quale mossa è più forte su un'altra. Proviamo una mossa di tipo lotta. È una mossa di tipo buio su Marill. Allora, tipo lotta è molto forte. Beh, entrambe sono forti. Quindi buono. Ma come Valerio è paralizzato? Ma povero Valerio, come l'hanno paralizzato?
Valerio deve spaccare il culo a Meryl, mi dispiace. Sium. Bella Valerio. C'è il mio cursore in mezzo alle palle? Sì. Ho perso. Brave ragazzine, andatevene a fanculo. No, c'ho Valerio paralizzato. Mamma, non mi chiamare, c'ho Valerio in sedia a rotelle. Non mi comprare gli strumenti. Mamma, vaffanculo tu e i tuoi strumenti. Non alla mia mamma Pokémon, alla mia mamma vera, gli voglio molto bene. Allora, anche questa è una sfida doppia, quindi fatemi andare un attimo nel Pokédex Pokémon, fatemi mettere Martina e lui è paralizzato. Fatemelo mettere al posto di Giorgio, c'ho tutta la squadra annientata. Perfetto. Perché mi ha visto proprio quella là più lontana a sinistra? È una lotta a due. Parte la sfida di Yakuza bellezza e Tamiya bellezza. Clefable e Wigglytuff sono uno l'evoluzione dell'altro. E come prima, come con Beedrill e l'altro. Wow. E non lo so, proviamo colpo basso. E che non mi ricordo. Ah, questi dovrebbero essere tipo dormire. Non mi ricordo come cazzo si chiamano. Tipo, l'ho detto l'altra volta. Tipo, di tipo non è. Sì, ho detto tipo nanna, però non è un tipo nanna. Si chiama tipo, non me lo ricordo. Wow, doppia sberla, ti dà letteralmente due ceffoni. No, quattro. È stato colpito due volte. Poi botta. Ma ce l'hanno tutti contro Nunzio, eh? Wow. No, colpo basso è a pochi. Va bene. Pam. E proviamo morso su Clefable. Ciao Clefable. Ah, quindi Clefable è quella a destra, Wigglytuff è quella a sinistra. Canto. Sì, anch'io stavo cantando. No, Martina si è addormentata. Ma non era paralizzata. Vabbè. Wigglytuff. Ma ne ha altri? Quanto deve durare questa partita? Nunzio, non mi crepare. Nunzio, non mi crepare. Nunzio, non mi crepare. Si è addormentato. Perfetto. Nunzio è innamorato di Ma che cazzo state facendo, ragazzi? Ma che imbarazzo, ma che vergogna mi state facendo fare? Oh, no, ma cosa? Che imbarazzo, ragazzi. Che imbarazzo. Che imbarazzo, ragazzi. Nunzio è innamorato di Wigglytuff nemico. Vabbè, Nunzio è un idiota. Nunzio è veramente un cretino. Ma stanno attaccando solo lui. L'attacco di Martina fallisce. Boh, ragazzi, non posso più giocare. Che cazzo vi devo dire? Pokémon del cazzo. Terapie. Super pozione. Usa sul Nunzio. Nunzio si è innamorato della cosplayer. Nunzio, che cosa t'ho detto? L'unica cosa che devi fare quando ti fidanzi con qualcuno è controllare. Gli piacciono gli anime? Sì, allora non puoi stare con lei. Mamma mia, quante volte te lo devo dire. Sto riuscendo a giocare, praticamente. Cosa deve fare Martina? Svegliarsi, tipo? Nunzio è innamorato, vabbè. Nunzio, sto per buttarti fuori dal team, ti avviso.
Nunzio, stai per essere cacciato dal team. Se adesso non attacchi questo fottuto Wigglytuff di merda, io ti butto fuori dal team. Oh, bravissimo. Bravissimo. Martina si è addormentata. Io odio questi Pokémon rosa di merda di tipo Nanna. Vorrei veramente si estinguessero sotto un meteorite che colpisce la terra. A posto. Let's go. Martina dorme. Ancora! Ma quante cazzo ne devo battere? Uso un doppio flagello su Clefable. No. Martina dorme e non si è innamorato. Perfetto, ragazzi. Che figuraccia. Che figura di merda. Abbiamo un saggero denti. Non si è innamorato. Oh, Martina si è svegliata e ammazza Clefable. Nunzio, sei un fottuto. Madonna, sei un... Mamma mia, non ti dico che cosa sei. Sei cringe, Nunzio, sei cringe. Tu e ste fottute cosplayer di merda. Te l'avevo detto e ancora continui. Andatevene via, che potenza. Ma che volete, MILF? Ora non ce n'ho per nessuno, devo andare a curarmi. Buonasera, chi è questa persona, scusa? Ma... Ciao, sono Bill, e tu chi sei? Paul, hai detto, senti un po'. Sai che ho creato il sistema di trasferimento Pokémon, ma non da solo, ad esempio, conosci la regione di Hoenn? Michela, che vive là, ha semplificato moltissimo il sistema di deposito. In questo modo, anche se hai amici dall'altra parte del mondo, potete unire le vostre forze e scambiarvi Pokémon, depositare le distanze per farli evolvere sempre di più. Oh, si è fatto tardi, me ne tarno a Fiordopoli. Ogni tanto devo pure andare a trovare la mia famiglia. Beh, ci vediamo, ciao. Ciao Bill, grazie per avermi spiegato queste meccaniche che da emulatore io non posso utilizzare, però ti ringrazio per essere stato così gentile con me nel regalarmi questa informazione. Oh! Distrutto il mio microfono. Arrivederci, salve signora! Ora, benvenuti ad Amarantopoli. Non so che città sia, sembra estremamente noiosa. Vado ad allenarmi al teatro di danza. Ci vieni anche tu? No, signora, non vado con le sconosciute. Questo cos'è? Un dojo? Hello? Questo è il Pokémon Market? Teatro di danza, anche noto come Politeama. Ma il Politeama c'è pure a Palermo, tipo. Non credo fosse lo stesso. Va bene, allora, signor postino, grazie, mi dia le cose. Bacca papai, paia paia. Vabbè, che cazzo. Tua madre mi ha dato una cosa. Non puoi darmele tutte in una volta. Ah, perfetto. Salve, mi servono le Pokéball. Compra. Comprate 10 Pokéball. Grazie mille. Compro pure 3 Megaballs. Grazie mille per le Megaballs. Pozione, super pozione, ne compriamo 2 che sono sempre utili. Fune di fuga, queste robe non mi servono. C'è qualcosa altro che posso avere per te? No, andiamo. Allora, questo è il teatro di danza, immagino sia la palestra. Entriamo in casa delle persone. Chi sei? Stai vivendo un'avventura con i tuoi Pokémon? Ma che avventura è senza un tesoro da trovare? Ho ragione o non ho ragione? Beh, no. Vedo che comprendi il vero spirito dell'avventura. Mi piace, voglio darti questo. Poldo ottiene ricerca stronza. Poldo mette ricerca stronzi nella tasca strumenti base. Molti strumenti per terra non sono facilissimi da vedere. Con ricerca strumenti puoi trovare qualcuno per terra nelle vicinanze. Usalo mentre cammini e forse troverai qualcosa. A proposito, ho sentito dire che ci sono molti strumenti nella torre bruciata di Amarantopoli. Incontri casuali. Ah no, questa è la palestra. Va bene. Continuiamo a... Mi prude la testa a parlare con le persone. Scusi, signore anziano. Accade quando era giovane. Il cielo si scurò improvvisamente. Un Pokémon gigante coprì il sole. Che tipo di Pokémon era? Una specie di uccello drago? Che ne so, Gesù Cristo.
Esiste davvero un Pokémon così grande? Se esiste, sarà sicuramente una forza. Poveri NPC. Cosa c'è qui? Città ricca di storia. Qua devono comprare casa ancora. Allora, qui cosa c'è? No, qua si esce da Amarantopoli. Ciao! La torre che era qui prima era molto più alta finché non c'è stato un incendio. Intendi questa? Wow, è una torre bruciata! Ma che figata! Cosa c'è lì sotto? Hello? Scusate, non volevo combattere, me ne volevo andare. Coughing! No, io c'ho già Giorgio, non ho bisogno di Coughing. Vai, Martina! Però Martina, battila che dobbiamo livellare. Battilo, scusami, non ho misgenderato, perdonatemi. Non gli ho fatto nulla. Flagello? Flagello, che tipo di mossa è? Non l'ho letto. Mi sa normale, tipo. Muro di fumo. E normale, sì. E sassata, vai. Sassata è fortissimo contro i tipi fumo o psycho. Entreremo nella torre dopo, perché immagino sia una cosa di lore che dobbiamo scoprire. Guarda un po' i casi della vita. Piacere, sono foto. No, madonna, ma ti incontro ovunque. Ma mi vuoi lasciare stare? Signore anziano, ad Amarantopoli c'erano due torri, una est e una ovest. E penso che questa sia l'altra. Oltre il confine della terra campana, solo chi possiede titoli può passare. Perfetto, mi serve la medaglia, sicuro. E qua c'è l'altra torre? No, non c'è un'altra torre. Vediamo, prima il teatro di danza, che l'avevo visto che stava letteralmente qua. Scopriamo che cos'è, che poi lo faremo, penso, dopo la palestra. Hey, hey! Basta con questa danza barbosa, fammi vedere una bella strampa danza. Non mi pare proprio il caso di usare un atteggiamento tanto brutale. È uno strip club! Allora, hai sentito o no cosa ti ha chiesto il cliente? Vuoi che ti mostri io come si fa? Stai a vedere come è fatta una danza elegante. Guahaha. Ma sta ruotando. Ti faccio vedere la mia danza! Mi gira la testa, non dovevo fare questa roba. Oh... Salve! Arg, se solo non avessi questo terribile mal di pancia gliela farei vedere io. Ma si è cagata addosso. Ma che ci fa qui il Team Rocket? Dopo che hanno usato dar fastidio alle mie kimono girl. Tu sei un allenatore, vero? Ti prego, pensaci tu. Ma letteralmente, ma no! Le giovani kimono girl di questi tempi. Ma che? Ma questo è sfruttamento del sesso femminile. Ma non si fa, ragazzi. Scusi, vuoi mettere i bastoni tra le ruote? Kimono girl, mi sembra una roba abbastanza sessista. Ha un solo Pokémon. Coughing, anche lui. Non mi dire che sta città hanno tutti sti cazzo di Pokémon fumo, psycho, fantasma, quello che cazzo sia. Devo usare sassata, ho sbagliato. I miei vicini stanno facendo un party. Pa-pa-pa. Grazie mille. Così mi fai solo sembrare il cattivo della situazione. Diamine. Proprio nel mezzo di un importantissimo piano. Se scoprono che stavano a zonzo invece di lavorare, mi declasseranno a leccapiedi dell'aiutante dell'ustra scarpe. Meglio tagliare la corda al più presto. Durante il lavoro se ne sei venuto allo strip club. E bravo, ragazzo mio. Wow, straordinario. Sei giovane, ma il coraggio non ti manca. Raramente si vede una cosa simile. Prendi questo, senza complimenti. È tenuto MN03. Cosa è? Surf. Con questa mossa i due Pokémon possono nuotare. Ok. Dove? Mica c'è il mare. Non ho mai visto il mare io qui in Pokémons. Ergo. Ah, ecco il mare. Ah, laghi tipo. E come faccio a nuotare nel mare? Cioè, scusa, a chi la devo insegnare come mossa? Provocazione, riposo, Trespolo Fresh. Surf! Usa.
Nunzio o Valerio? Boh. Mi sa Valerio. Sì, vai. Pistola acqua, pantano bomba, schianto, spaccaroccia. Al posto di spaccaroccia. Ho sbagliato. Valerio non ha imparato surf. Ho sbagliato, scusa. Contiene surf. Insegnare surf a un Pokémon. Sì, è una mossa di tipo acqua, quindi la diamo a Valerio. Sì, quale mossa vuoi che dimentichi? Voglio che dimentichi spaccaroccia. Adesso è impossibile dimenticare mosse man. E togliamoci schianto. Valerio impara surf. I learned surf. Quindi ora posso nuotare? No, mi fa nuotare. Ma perché? Puoi usare questo strumento solo con la medaglia adeguata. Ah, a posto. Dobbiamo andare a battere la palestra. Signori, è il momento della palestra, fatemi. Lo so, adesso è il momento più difficile della live. È il momento più difficile della live. Non distraetemi, anche se non so cosa state dicendo. Quindi non distraetemi. Adesso io devo devo combattere contro la palestra. Non so che tipo di Pokémon useranno questa volta in palestra. L'ultima palestra aveva i Pokémon di tipo latte. Aveva la mucca tipo Pokémon di tipo fattoria, non lo so. Stavolta non so che cazzo di Pokémon avrà. Fatemi cambiare l'ordine, però fatemi mettere Ma in realtà così sai che mi va bene. Soprattutto ora che ho imparato surf. Surf. Non so quanto danno faccia surf. Cosa vuoi? Cerchi il capo palestra Angelo. Ora la torre è bruciata. Perciò se non ti dispiace ti prego di alzare i tacchi e sparire. Ha ha ha. Ma perché era tutta buia questa palestra? Va bene. Dovremmo andare alla torre bruciata. Mi sa che non riusciremo a battere il capo palestra oggi. Il gioco vuole che andiamo dentro quella torre bruciata. Buonasera, salve. E chi sono quei tre cosi là sotto? Uè. Mi chiamo Eugenius. Ciao Eugenius. Sono sulle tracce di un Pokémon chiamato Suicune. E tu sei Poldo, piacere di conoscerti. Dicono che Suicune si aggiri da queste parti e così sono venuto a vedere. Prova un po' a sbirciare da quel buco nel pavimento. Proprio così si vede Suicune. Potrei anche andare giù e guardarli, ma quelli scapperebbero in un secondo. Ci ho provato tante di quelle volte. Ah, grazie dell'informazione. Tu invece chi sei? Non posso saperlo perché mi è arrivato un Pokémon. Fottuto coughing di merda. Ormai ho scoperto che Sassata è la tua mossa preferita. La odi a morte. Coughing morto. Scusatemi, oggi sono tutto sonnolento. Vai Martina, tanti point per te. Ah, dicevamo, chi è lui? Io sono Angelo, il capopreste dei Marantopoli. Il mio vecchio amico Eugenio si è venuto a cercare Suicune. E con l'occasione abbiamo fatto qualche ricerca su questa torre. Sin dall'antichità qui ad Amarantopoli si tramandano molte leggende su Entei, Suicune e Raikou. Entei è terrificante come nome. Sembra Entai. Come capopreste dei Marantopoli sapere queste cose è il minimo. Bravo, che ti devo dire? Chi è quello? Mariano. Ah, è il cattivo del gioco. Ok, tanto lo so che lo segui per catturare i Pokémon leggendari che si aggirano da queste parti e far credere a tutti di essere forte. Ma per te non c'è storia. I Pokémon leggendari si dicono a me che ho giurato di diventare l'allenatore più forte. E te invece sta bene un posto da tirapiedi nel Team Rocket. Devo combattere contro il... contro Mariano. Ma no, ma... Ha quattro Pokémon, Mariano. Ha un Giorgio come me? Ha un Gastly? No, come maledizione. Devo ucciderlo con questo colpo, così maledizione non ha senso. Quindi maledizione non funziona.
No, invece maledizione funziona anche se muore. Bailiff. No, continuiamo a lottare più che altro perché non so che danno fa questa maledizione. Wow, ma che è questo? Non l'ho mai visto, ma è fighissimo. È di tipo erba, quindi proviamo lotta. Riflesso, cos'è il riflesso? Aumenta la difesa della propria squadra. Cazzo, io ho ancora maledizione, come me lo tolgo? No, fatemi togliere sto Pokémon, va. Contro un Pokémon di tipo erba del 22 dobbiamo mettere Nunzio. Foglia magica. Che figata sta mossa. Madonna se fa male. E io ti userò una mossa di tipo ghiaccio, vediamo. Contro l'erba, boh. È super efficace, ok. E a sto punto voglio provare pure buio. No, buio non fa molto. Lui continua a tentennare. Sta continuando a tentennare il poverino, non so perché. Boh. L'ho ultra tentennato, non è molto efficace, no. No, ma perché tre? Lo potevo uccidere. Vedi, per tentare la mossa di pistola acqua mi è dovuto morire. Ah, ma ho bisogno di un... Martina è salita al 22, bravissima Martina. Martina sta cercando di imparare blocco. Cos'è blocco? Voglio che ne dimentichi una. Cosa fa blocco? Chi la usa sbarra la strada al nemico impedendo la fuga o il cambio. No. Blocca blocco. Blocca blocco. Scusate, sono un idiota. È inutile come mossa, mi sembra. Magnemite. Continua a lottare. E... oddio, è stupidissimo. È una calamita. Borsa mi serve. Antidoto. Su Nunzio. Ok, e mo questo lo inculo. Nunzio e... Nunzio sta morendo. Cambiamo Pokémon. Mettiamo Valerio, boh. Proviamo Surf. Super suono. Che bella sta mossa. No, come Valerio è confuso. Ma come è così confuso da colpirsi da solo? Voglio usare Surf. Ah, ok. Ma che bella! Minchia, l'ho devastato. Ah, perché è elettrico lui. Per questo l'ho devastato. Pisto acqua. Sonic Boom. Continua a confondermi. Che mamma, che fastidio sto Sonic Boom. Va bene, va, diciamo che Valerio se ne può uscire da solo. E... può uscire. Mettiamo Dino, non lo so. Mi stanno morendo tutti. Godo fallito. Taglio. Godo, vai Dino. No, Dino, ma che cazzo? Taglio. Godo ha fallito. Dino save the situation. Dino save the situation. Grande Dino, che all'ultimo salva tutta la squadra mentre tutti si confondono e escono dalla partita, un casino. Dino ce la fa, cazzo. No, continuiamo a usare Dino, merda. Contro uno Zubat, vaffanculo. Quelli deboli non fanno altro che resistenza inutile. E paralizzante. Fallisce.
Fallisce pure Dino. Niente. Proviamo acido. No, come super suono. No, Dino, ti ho appena elogiato, Dino. Dino, ti ho appena fatto i complimenti, Dino. Dino, fai vomitare. Bravo, Dino, l'ha attaccato. Non ha funzionato, perfetto. È il momento di tornare con Martina. Ciao Martina, bentornata. Perfetto, dovrai compensare ciò che non hanno fatto i tuoi amici. Non gli fa molto danno, perfetto. Lui è un tipo volante, quindi sassata dovrebbe fargli male. No, super suono mi confonde. Non è possibile. Chiameremo il mio nemico e ho usato mimica, sono un imbecille. Ah no. Wow. E allora mi ammazza, quindi fatemi mettere un altro Pokémon per ucciderlo. Fatemi mettere Giorgio. Vai Giorgio, rientra. Minchia che battaglia all'ultimo Pokémon, letteralmente. Super suono, non mi confondere, Giorgio, che è appena entrato. Sei una merda! Sei un merdoso, Mariano! Porca miseria! Spero che tua mamma muoia in un incidente! Proprio investa per... Oh, ok, perfetto. A posto. Vaffanculo a Giorgio. No, cioè, non vaffanculo a Giorgio, vaffanculo a Mariano. Mi dimentico sempre il nome di Mariano. Hai avuto la meglio su Mariano, rivale. Come volessimi dimostrare, inutile sfidare i deboli come te. Finisco sempre per calcare la mano. Ma hai perso. Che importa, tanto non potrei mai catturare un Pokémon leggendario. Devo andarmi a curare, infatti. Non posso catturare i Pokémon leggendari. Grazie per avermi fatto strada. Sonio, io non ti rispondo. Non mi devi cagare il cazzo. Fammi andare a curare. Perfetto. Pipi, pipi. Rimettiamo in sesto i Pokémon. Vuoi far riposare la squadra? Sì, certo. Ok, prendo la tua squadra di Pokémon per qualche secondo. Arrivederci. Allora, proseguiamo in questa torre. Vediamo perché... Mi sa che devo far andare via il capo palestra della torre. Ah no, aspetta, fammi usare sto coso. Fermi tutti. Mi ha dato il cerca strumenti lui. Aspetta, me. Borsa. Ricerca strumenti. Usa. Inutile. Letteralmente inutile, non mi dice niente. Probabilmente devo cercare, cioè, devo cercare nei punti precisi lo strumento. C'è, cioè, una follia. Vai Martina, ma scappo tipo. Scappiamo, scampato pericolo. Perfetto. Niente. È un mangiafuoco lui. Lupo. Lupo Lucio. Ma hanno tutti lo stesso Pokémon. Ma che palle. Ma tipo gli sviluppatori non potevano avere più fantasia e non dargli lo stesso Pokémon. Smog. Mi ha avvelenato. Ma che merdoso. Sassato. Il problema è che mo è avvelenato, ogni mossa che faccio mi prendo un colpo di veleno. Fammelo curare un po'. Lo so che il veleno ha effetto su Martina. No, continua a lottare e mi dai un... Ba-ba-ba. Borsa.
Terapia di stato. Antidoto. Martina. Perfetto. Muro di fumo. Arara. Ciao Drugs, grazie del secondo mese, bello mio, bentornato. Sei uno dei pochi sub di oggi, sei speciale, grazie di cuore. Oggi abbiamo fatto 4 sub, che bello la mia vita. Mi devo iniziare a vendere i mobili di casa. Precisione di Martina cala, ok, fortunatamente. Non sta morendo con sassata, non so perché, però almeno non mi ha avvelenato. Coughing nemico, è Exhaustus. Prossima scelta del lupo mangiafuoco sarà Growlithe. No, anche tu sei un cane. Sei uno sbirro? Questo è il cane degli sbirri. Il Pokémon degli sbirri. Prepotenza di Growlithe. Ce l'ha sempre. Che prepotenza. Usiamo colpo basso. Proviamo con sassata. Boh. L'attacco di Martina fallisce, perfetto. Non posso fare nulla contro questo Pokémon a quanto pare, quindi metterò Nunzio. Ecco, metto il cugino grande. Metto il cugino grande. Questo Pokémon è noioso solo perché qualsiasi cosa ti devi sorbire mezz'ora di animazioni che fa a priori sulla sua prepotenza e altro. Oh, non è molto efficace però. Buio. Cioè morso, buio è il tipo di mossa. Godo. Annientato, amico mio. Non potrei fare più nulla. 165 punti esperienza. Fatti. Thank you so much per questo. Bla 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 bla. Perfetto. Ah! Sempre lui! Ma perché è sempre lo stesso Pokémon? Martini è avvelenata, non può... Ah no, non è vero, non è avvelenata. Muro di fumo. È tipo un tossico a Bologna. Sassata. Perfetto. Ok, abbiamo capito che questa torre e questa città è piena di coughing senza motivo. Vediamo cosa c'è qui. Antidoto. Ah, ma io stavo usando il cerca strumenti. Aspetta. Cos'è? Assegna. Uno. Ah, si può fare il tasto veloce? Ah, con B. Mi metto... Mi lancio dalla torre. Mi lancio veramente dalla torre. Con lui non posso nemmeno scappare. Guarda, sfida di Odo. Ne ha uno solo. Charmeleon. Questo è l'evoluzione di Charizard. Non so qua che fare. Proviamo acqua. Gli metto l'acqua se lui è di fuoco. Metto Nunzio. Muro di fumo. Anche lui c'ha sta mossa. Ma niente. In realtà è un coughing che si è mimetizzato. Pisto acqua, vai. Ruggito. È una merda sto Pokémon. Sta facendo nulla. Ma come fallisce? Diciamo gelo denti. Oh, perfetto. Annientated. Addio. No, ma come? Non è molto efficace. Ma ghiaccio e acqua. Ira di drago. Perfetto. Questa mossa è terrificante. What? Perfetto. Morto. Niente, a quanto pare il ghiaccio, nonostante sia acqua, non va bene contro il fuoco. Devi farlo. Martina è salita a livello 23. Brava Martina. E Nunzio a livello 26. E ho avuto la meglio su Odo. Grazie mille, carissimo Odo, per questa roba.
Ciao Coffin, non ti ho ancora incontrato in questa torre, quindi è molto bello vederti. Spero che tu muoia di qualche malattia rara. Fuga. Grande Valerio. PS su. Non so cosa sia PS su. Tipo la PlayStation su. Forse qua c'è uno strumento, vediamo. Non c'è nessuno strumento, ragazzi. Questo cazzo di trova strumenti non serve a nulla. Buonasera. Ci sarà un coffin anche qua? Scopriamolo. No, un Rattata. Oh mio Dio. Che bello. Un altro Pokémon che non ho mai visto. Fuga. Allora, qua c'erano i tre Pokémon che mi dicevano. Sono scappati. Hai visto anche tu, no? Ho visto Suicune correre come un fulmine proprio davanti a me. L'ho cercato per 10 anni, ma non l'avevo mai visto così tanto vicino. Finalmente ho potuto vederlo, non ho parole. Straordinario, evidentemente Suicune ha reagito perché tu eri nei paraggi. Pare che i Pokémon leggendari di Amalantabili si avvicinino soltanto a persone di cui sentono la forza. Continuerò a seguire Suicune con ancora più ottimismo, proprio come te. Allora, Poldo, ti saluto, spero che ci rivediamo presto. E a quanto pare... vabbè, ok. Non so cosa sia successo di preciso in questa scena. A quanto pare quello era un Pokémon importante che ha riconosciuto la mia forza e li ho fatti scappare, e al tipo non è fregato assolutamente nulla del fatto che li abbia fatti scappare. E vai. Non ce la posso fare, non è possibile. What the fuck, Magmar? Oh mio Dio, lo voglio subito. Lotta, flagello. What the fuck? Non mi muore, vero? Ok, perfetto, flagello va benissimo come mossa. Lo danneggio un altro po' sperando di non fargli un colpo critico. Oh, madonna! Pokéball. Se non entra così, usa. Non è possibile. Non è possibile, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Aveva uno schifo di vita e non è entrato. Ma come the fuck is possible? No, ho usato braciere. Borsa. Ah, non uso. Uso la Mega Ball piuttosto che la Ultra Ball. Se proviamo la Mega Ball. Uso una sola Mega Ball, se non mi entra così impazzisco. E lo uccido. Come si paralizzano i Pokémon? Dino ce l'ha una mossa per paralizzare, ne sono certo. Paralizzante, infatti mi ricordavo bene. Vela in polvere, acido, taglio. Intanto grazie a Stormic03 per il Prime. Allora io ho paura che paralizzante gli faccia male. Proviamo.
Grazie di cuore, bello, benvenuto. Punto esclamativo Telegram per il gruppo Telegram. Dimmi che non lo ammazza. Sì, l'ho paralizzato, perfetto. Ora lo catturo con la Pokéball. Non con i Pokémon, ma con la Pokéball, ho sbagliato. Ok, è stata una strategia interessante quella di paralizzarlo. Non serve assolutamente a nulla, sono un cretino. Provo con un'altra Mega Ball. Ultra Ball cos'è? Finisce a mangiare probabilità di cattura rispetto alla Mega Ball. Proviamo l'Ultra Ball. Sì! Mamma mia, ragazzi, che fatica con questo Pokémon! Tipo fuoco, odiando i luoghi freddi, li bruciacchia sputando fiamme che ne rendono il piatto ai suoi gusti. Bellissimo, sembra rarissimo sto coso. Poi non è minimamente raro, è tipo stupido. Si chiama F, è maschio, si chiamerà. Si chiamerà. Filippo. Perfetto. Filippo è stato trasferito. Grazie mille. Cosa vuoi, Nan? Va bene, Nan. Grazie mille per questa knowledge casuale che mi hai dato. Me vado di qua. Tan, 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 tan. Sto grattando il braccio. Coughing. Fuga. È un master nome, ma un Pokémon potrebbe spostarlo. Io no, a quanto pare. Chi potrebbe spostare un masso, un Pokémon molto forte? Boh. Campato pericolo. Oddio, devo andare a fare. Devo andare in bagno. Prendetela solo così. E mi sta prudendo il braccio, non so perché. Ciao, Coughing. Che bello incontrarti, visto che non ti ho mai incontrato durante questa run. Ok, fuga. Comunque, questa live mi sa che non la trasformerò a video. Cioè, diventerà tipo la parte 1 dell'episodio 4. Non abbiamo fatto praticamente pressoché nulla, quindi. Madonna, sono Steph e Fere, perché non. Ok. Fammi uscire da qua. E poi la prossima volta facciamo un'altra live e vediamo poi di unirle in un solo episodio. Sì, 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 cura Pokémon, cura Pokémon, cura Pokémon e salvataggio, cura Pokémon e salvataggio, cura Pokémon e salvataggio. Allora, inizio della prossima live, batteremo il capo palestra. Sarà divertente, spero, battere il capo palestra, non lo so. Se sarà divertente battere il capo palestra, non so che tipo di Pokémon avrà. Quindi lo scopriremo nel prossimo episodio di Pokémon HeartGold. Fatemi salvare, ora fatemi uscire innanzitutto. Ok, e salva. Salvare il gioco, salva. Signori, we did it, altra live di Pokémon l'abbiamo fatta. Domani è sabato, quindi non ci sarà live. Lo prendo come giornata di riposo per anticiparmi un po' di robe per il video e robe a cui devo lavorare. La prossima live sarà domenica. Voglio fare un giochino con Sedia in live. Oggi ha accettato, quindi non può scappare. E quindi dovrà per forza fare questo. Ora sto per leggervi, sto per riattivare la chat, quindi per favore, da ora in poi, niente spoiler del gioco. Ricordate che sto giocando in blind run, quindi non è minimamente divertente, venite mutati, quindi per favore non fatelo. 3, 2, 1, vi leggo. Ciao amici, come state? Tutto bene? Podoma, sei uno Snorlax, e Snorlax è quello grasso che dorme, quindi no, non sono assolutamente io. Viva Filippo, è un bravo ragazzo, è un bravo ragazzo Filippo, è davvero un bravo ragazzo. Voglio uccidermi. Oggi
hai giocato decentemente, davvero? Cazzo, grazie. E a parte i minigiochi, quelli non mi sono andati bene, ma perché sono davvero difficili giocare da PC. Va bene, va bene, va bene. Poldo, ma che hai fatto al gomito? Dove? Qui? E lo tengo appoggiato nella scrivania per giocare. E quindi mi sono fatto male. Qua non lo so, cioè qua non ho nulla. Credo sia solamente il colore. Sì, effettivamente ha un colore differente. Credo che qua sia semplicemente irritato per come lo metto sulla scrivania. Skibidi, non ti faccio più niente di content speciale. Bro, ma non l'avevo capito fosse un cesso. Te l'ho detto, non l'avevo minimamente notato. Poi guarda che Franco è una femmina. Bello fronzo! Sei un maleducato. Io stavo, mamma mia, io sto in live e devo essere disturbato così. Dovete ricordare che è un maledetto lavoro questo. Amici, grazie a tutti per essere stati in live. Vi lancio da, fatemi vedere chi c'è. C'è Leo in live che sta facendo Pokémon. Perfetto, questo si collega. Grazie ancora, Berro Fronzo, grande sedia. Non vi lancerò da Berro Fronzo, vi ho lanciato l'altra volta ed è stato molto sgarbato. Ciao ragazzi, dormite bene.